Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera da Giampiero Foglia Manzillo. Dimenticate le quattro vittorie di fila, accantonata la confortante prestazione contro il Real in Champions. A fare i titoli nella Roma giallorossa ci pensa ancora una volta Francesco Totti, messo fuori dal match di stasera da Spalletti nella mattinata di oggi, dopo le dichiarazioni rilasciate in TV dal numero 10 che lamentava mancanza di rispetto e bisogno di chiarezza, proprio mentre il mister in conferenza stampa lasciava intendere che contro il Palermo avrebbe trovato spazio dal primo minuto. Maicon corto per Nainggolan, cerca il cross, palla dentro, il colpo di testa di Struna su Maicon, la mette in mezzo, Dzeko, clamoroso errore e diventa sempre più difficile la situazione di Dzeko a Roma. Ha sbagliato un gol fatto l'attaccante bosniaco. Accompagnato a destra da Maicon, cross dentro, a cercare ancora Dzeko, il controllo con il petto e stavolta non sbaglia. Il gol di Edin Dzeko alla mezz'ora si fa perdonare il clamoroso errore di un paio di minuti fa e sblocca il punteggio all'Olimpico. 1-0 per la Roma, quinto gol in campionato per Edin Dzeko. Gran controllo, la mette giù con il sinistro, il rasoterra che batte il portiere del Palermo. Parte Keita, finta, la battuta di Pjanic, a giro, palo pieno, ad Alastra battuto ma si continua, ci prova Digne in curva. Comincia intanto la ripresa all'Olimpico. Palla dentro, la sfiora, la battuta e il gol di Keita, il raddoppio Roma al settimo della ripresa, il primo gol in campionato per Seydou Keita, segna il professore, la Roma raddoppia. Terzo gol in Serie A per il numero 20 e per la Roma la partita si mette in discesa. Lo accompagna Pjanic che riceve. Pallone per Dzeko, la sponda per Salah, incrocia il sinistro e fanno tre! Al quarto d'ora della ripresa c'è gloria anche per Mohamed Salah, ottavo gol in campionato per lui e la Roma adesso sta davvero dilagando. Palla recuperata da Nainggolan, se la porta avanti con il tacco, attenzione al break, è un 3 contro 2, in avanti Nainggolan, a cercare ancora Salah, il controllo con il petto, se l'allunga troppo, Alastra riesce a toccarla, Salah! La magia di Mohamed Salah per il poker della Roma, grandissimo gol dalla linea di fondo, inventa la traiettoria impossibile Mohamed Salah e fanno 9, doppietta personale per lui. Due gol a distanza di 3 minuti. Fuori Maicon e dopo 13 mesi di assenza torna in campo Kevin Strootman. Allarga per Perotti che può centrarsi. Palla dentro, Dzeko di testa e questo sì che è pokerissimo. La doppietta personale di Edin Dzeko, sorride anche Mohamed Salah in panchina. La rete del 5-0 Roma, forse si è sbloccato definitivamente Edin Dzeko. Arriva il triplice fischio, la Roma cala il pokerissimo, batte per 5-0 il Palermo.